Buonasera, buonasera, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti al Festival delle Resistenze. Settima edizione per noi, vi rubo solo un secondo per contestualizzare un po' l'incontro di questa sera. Come avrete visto, come avete letto nei programmi, quest'anno la forma di resistenza contemporanea che abbiamo individuato è nella riflessione su un tema molto complesso, ma crediamo altrettanto importante e inevitabile, cioè quello dell'identità e dei confini. Un tema che, diciamo, esiste da sempre, ma che in un contesto sociale come quello in cui stiamo vivendo oggi diventa ancora più importante. Un contesto dove le identità si mettono a confronto sempre di più e dove i confini diventano quindi un limite dove le identità possono incontrarsi o scontrarsi. Dentro questo contesto abbiamo creduto che dedicare un festival a questo tema potesse essere un buon modo per resistere oggi. Lo facciamo da ieri abbiamo riflettuto principalmente sul tema dell'identità, lo facciamo oggi principalmente sul tema del confine, sapendo che di fatto sono due parole chiave che si intrecciano e quindi si può parlare di una cosa e dell'altra contemporaneamente. Per farlo, crediamo molto molto degnamente, abbiamo invitato qui stasera, siamo molto contenti che abbia accettato l'invito, Vinicio Capossela, che verrà moderato, dialogherà con Pierfrancesco Pacoda, che intanto chiamo qui sul palco, vi chiedo di fare un applauso così li facciamo accomodare. Grazie di aver veramente accettato l'invito, di essere qui. Una cosa che ho accennato prima anche a Vinicio e Pierfrancesco e che ribadisco anche a voi, perché ci preme che sia un concetto condiviso, quello di stare qui in un tendone, in una piazza, e di poter dialogare, mettersi a confronto con chi chiamiamo nel modo più aperto e diretto possibile. Ci crediamo molto in questa modalità, speriamo che anche voi la sentiate vostra e quindi ne approfittiate, ecco, soprattutto nella seconda parte ci sarà modo di dialogare, quindi approfittiamo del fatto che tra qui e lì di fatto non c'è nulla se non qualche scamotage tecnico per goderselo meglio. Non rubo altro tempo, vi do appuntamento anche a domani e intanto vi auguro un buon dibattito, o me lo auguro anch'io, su questi temi, quindi buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Ringrazio intanto anch'io il festival per avermi invitato, avermi chiesto di moderare, fare questa conversazione con Vinicio Capossela. I temi naturalmente sono tanti, Andrea ne ha sottolineato qualcuno, ma sicuramente ne affronteremo altri molto diversi e ci sarà anche l'occasione, spero, per condividerli con voi. Ma insomma, chiacchierare con Vinicio Capossela di confini è un piacere, forse è il musicista, è uno degli artisti italiani più indicati a farlo. La sua produzione artistica musicale non soltanto la conoscete, è un musicista ma anche un esploratore, è un artista che ha fatto del nomadismo una delle sue caratteristiche, del muoversi in continuazione, dell'instabilità anche artistica, del non avere mai un punto fermo, o forse di averlo e poi ne parliamo, ma di cercare sempre degli altri punti verso i quali andare e cercare anche dei confini da attraversare. Un nomadismo che in qualche maniera, credo, ma spero che poi insomma avremo occasione di parlarne con Vinicio, gravita però non intorno a un punto fermo, che probabilmente è quel punto del quale Vinicio ha parlato nel libro che molti di voi immagino abbiano letto, Il paese dei coppoloni, che poi è stato ripreso dal film, che si chiamava Nel paese dei coppoloni. Ma insomma, un viaggio continuo, il Messico, il Salento, la Grecia del Rebetico, Califri naturalmente, la banda della posta, la pizzica, insomma una successione davvero frastornante di riferimenti culturali e di riferimenti musicali. Per cui decidere da dove partire per me è davvero molto difficile, perché sono 10.000 gli orizzonti che si aprono quando si chiacchiera con Vinicio. Ma insomma, i confini, il viaggio come occasione per attraversare i confini, per superarli, per esplorarli.
Vinicio, io non, davvero mi è difficile pensare da dove partire, ma mi veniva in mente, lo faccio biecamente perché le mie origini sono salentine, te lo raccontavo prima, nei tuoi concerti il luogo nel quale ti esibisci spesso è molto importante, non sono solo i concerti tradizionali a proposito di confini da battere all'interno dei teatri, ma spesso sì, tu suoni in dei luoghi e questi concerti, il luogo stesso diventa parte del concerto, diventa parte integrante dell'identità del concerto. E mi veniva in mente un concerto importante che hai fatto nel Salento, che è quello di fronte alla Focale, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. No, mi piacerebbe partire da lì, a proposito di confini, intanto perché potrebbe essere questa l'occasione, se ne voglia, per raccontarci qual è il tuo rapporto, ad esempio, con la spiritualità. Posso parlare finalmente? Grazie. Ti volevo rubare la scena, non sia mai. Ma posso parlare, nel senso che la prima cosa volevo dire che sono molto contento di essere in un luogo dove ci sono due o tre belle cose. C'è una piazza dedicata a Matteotti, ci sono dei libri in fondo, c'è un tendone e poi una zona di questa città che mi spiegano essere un po' come la banlieue italiana. E poi in una città dove si verifica già questa specie di coesistenza, questo di identità e di confini che magari si trovano, così mi hanno detto venendo qua, che ecco da questo punto in poi inizia questa zona. E quindi questi, appunto, i confini che possono essere anche un ponte, ed è bello che un confine sia un ponte, perché permette il passaggio, insomma, un ponte. E allo stesso tempo che ci siano, appunto, delle lingue diverse che coesistono in uno stesso territorio. Ora con calma arriveremo anche a Novoli, ma voglio partire da un po' più lontano e voglio partire un po' dal tema di questo festival, dal concetto di resistenza, che mi fa sempre venire in mente, mi piace l'etimologia delle parole, quindi nel resistere mi sembra che ci sia una forma di riesistere, esistere una seconda volta. E io penso che questo concetto sia importante, perché la nostra esistenza è spesso data da... Allora, quando parliamo di resistenza pensiamo alla nostra resistenza, a questa cosa che si è sviluppata in seno a un regime. Mi ha sempre spaventato l'idea di queste fusioni di popolo, questa idea di... Mi sono sempre chiesto come avrei potuto vivere la mia individualità in un sistema dove in un regime, un insieme di... Mi chiedo sempre cosa succedeva, per esempio, nella Germania del 33, quando queste grandi adunate, quando si soffia sul fuoco del concetto così della patria, dell'identità, del sentirsi un popolo. E dell'espellere dall'interno del popolo tutto quello che è estraneo a questa idea di popolo, che è la cosa più... Io ho guardato sempre con estrema curiosità quello che è successo in Germania dal 33 in poi, perché la Germania è un grande paese, un paese che fino allora aveva avuto le più straordinarie avanguardie artistiche, il movimento operaio più forte. Come è potuto succedere che in un paese del genere la nazificazione della Germania è una cosa molto, molto, è una cosa che non smette mai di fornirmi delle domande e delle inquietudini. Stamattina mi è arrivato una cosa scritta da Albert Einstein nel 33 che vi voglio leggere, perché ecco, quando si parla di resistenze, questa cosa diceva così: sono la persona alla quale lei... Questo aveva ricevuto una lettera da un musicista che, per la sua origine, diciamo,
ebraica, non poteva più lavorare, non poteva. E Einstein stesso dice così: sono la persona alla quale lei ha scritto presso l'Accademia belga. Non legga i giornali, si cerchi alcuni amici che condividano il suo modo di pensare. Studi i meravigliosi scrittori del passato, Kant, Goethe, Lessing, i classici degli altri paesi. Si goda le bellezze naturali dei dintorni di Monaco. Faccia finta di vivere, per modo di dire, su Marte, in mezzo a creature strane, ed eviti di approfondire qualsiasi interesse nelle attività di quelle stesse creature. Diventi amico di qualche animale. In questo modo lei tornerà a essere un uomo allegro e nulla potrà più turbarla. Si ricordi sempre che gli animi più alti e più nobili sono sempre e necessariamente soli e che perciò possono respirare la purezza della propria atmosfera. Le stringo la mano in cordiale amicizia e, punto, si ferma soltanto e, era il più grande scienziato del mondo, ma il mondo era tale che egli firmò con un semplice E invece di Albert Einstein. Questo firmare. Allora, quando il mondo prende queste derive, ed è successo, quindi può succedere, per cui il più grande scienziato del mondo si firma E puntato. E suggerisce queste forme di resistenza, e quindi di riesistere, rimodulare l'esistenza della propria umanità in contrapposizione a qualcosa che in quel momento la nega oppure costringe a inventarsi qualcosa. Ecco, questo credo che sia una necessità che al di là dei periodi storici in cui ci si trova a vivere deve essere sempre viva. Quindi trovo molto bello che questo festival sia dedicato alle forme di resistenza, soprattutto nel mondo in cui viviamo, nella contemporaneità, perché secondo me bisogna sempre riesistere, sempre rifare rispetto a tutto quello che abbiamo intorno, opporre la resistenza di quello che abbiamo, del nostro modo di personalissimo di intendere la vita e il mondo che ci sta intorno. Fatta questa lunga premessa, naturalmente si può arrivare anche a suonare davanti alla Focra di Nogoli e, come forma di resistenza culturale, cercare di penetrare attraverso, per esempio, il sacro, il concetto del sacro, un territorio, il calendario, che invece è andato soggetto all'omologazione. Viviamo in un mondo completamente desacralizzato e quindi tutti quei luoghi e quel modo di intendere sia il tempo, il calendario, quindi una festa come il solstizio d'inverno oppure il risveglio della natura, tutto quello che c'è dietro a una data come il 16 gennaio. Il 16 gennaio è la data Sant'Antonio Abate, da riprendere dei culti pagani ancora più antichi, e Prometeo e il fatto di rubare il fuoco, col fuoco accedere, diciamo così, al pensiero, alla ragione. C'è una bellissima storia della letteratura che dice che l'uomo ha iniziato a elaborare il racconto soltanto dopo aver scoperto il fuoco, perché con il fuoco ha potuto mangiare cibi caldi e quindi ha elaborato qualche enzima della digestione che ha favorito quel senso di distensione e di parziale benessere, di tregua con la lotta per la sopravvivenza, che gli ha consigliato di fare una cosa meravigliosa e inutile come elaborare un racconto. Ecco, questa è una forma di resistenza alla lotta più primitiva per la sopravvivenza. L'uomo, inventando il racconto, alzando un po' lo sguardo da terra, diventa come lo chiamavano i greci, anthropos, il guardante in alto, quello che ha la possibilità di guardare in alto, questo anche grazie alla scoperta del fuoco. E quindi i fuochi di Sant'Antonio Abate che riscaldano la terra e che sono una ritualità che nell'ultima grande cultura che contemplava il sacro, voglio dire la cultura contadina,
erano un appuntamento rituale con il risveglio della terra e tutto quanto. Ora a Novoli, che è un paese vicino a Lecce, si accende una delle pire più grandi, perché ci si mette mesi, ci si impiega mesi a raccogliere tralci di vite, e si fa questo grande ziggurat di tralci di vita che viene acceso e diventa questo grande fuoco di Sant'Antonio, intorno al quale si fanno canti e si celebra questa festa, che è un punto, diciamo, di penetrazione tra la vita, tra il tempo del quotidiano e il tempo, diciamo così, del sacro, il tempo ciclico della natura. Io ho suonato qualche anno fa alla Focra di Novoli e ci ho suonato quest'anno e l'ho trovata molto peggiorata, perché soltanto 8 anni fa il palco si collocava sotto la Focra, quindi sotto questo grande cono a cui veniva dato fuoco, e quindi il rapporto con il fuoco era completamente vivo, tanto che ricordo di quel concerto un gran puzzo di capelli bruciati, perché i tralci di vite bruciando danno delle minuscole faville che si spargono nel cielo, e poi a seconda del vento finiscono, sono quindi come piccole pezzi di brace che finiscono, se il vento tira verso il pubblico, finiscono sul pubblico che non hanno questo preso un ombrello, anzi sono sbruciacchiati i capelli con gioia. Però 8 anni dopo le cose erano molto diverse. Innanzitutto c'era la paura dell'ISIS, e quindi norme antiterroristiche. A Novoli è arrivato tutto l'ordinanza per cui la Focra doveva essere a 50 metri dal pubblico, ben circondata da una struttura metallica, e contemporaneamente il palco aveva smesso di essere una pedana sotto la Focra ed era diventato un palco festivalizzato. Cos'è un palco festivalizzato? È un palco fatto più per le telecamere e per gli sponsor che non per la festa. In Irpinia è bellissimo, il palco si chiama l'intavolato, no? Che è una cosa quasi che fa venire in mente più le esecuzioni sommarie, insomma, l'impiccagione, l'intavolato. Invece dell'intavolato, ecco, si è fatto questo mastodontico struttura di plastica, di ferro e di tutti questi materiali. La Focra era molto distante, insomma, il risultato era già quello che, a mio parere, è già avvenuto da molti anni anche con quest'altra tipo di festa che veniva forse prima era popolare, ma ora insomma è molto festivalizzata, che questa notte della Taranta, per cui si alternano molti gruppi. Quella sera stessa c'erano 5 gruppi diversi, c'era la cosa, c'era il balletto davanti, insomma l'ho trovata molto festivalizzata la notte di Sant'Antonio Abate della Focra di Novoli. A me sembrava, invece, avevo chiesto io di andare a suonare lì proprio per una ragione che accennavi tu prima, che effettivamente io credo che gli spettacoli, soprattutto quelli all'aperto, la scelta di un luogo e di un contesto è molto importante per il tipo di spettacolo che si va a fare. Questo naturalmente è sempre più difficile perché le aree dei concerti sono sempre più a norma, e se la norma prevede anche l'antiterrorismo, come nel caso di Novoli, o come nel caso, per esempio, ora sono andato alla Madonna dell'Arco a Napoli, ecco che diventa questo processo di spersonalizzazione, come si dice, una cosa che perde un po' di autenticità, di anima popolare, è sempre più erosa, diciamo, questo rapporto diretto, no, con le cose. Quindi anche laddove ci sono dei contesti paesaggistici e naturali che dovrebbero agire sull'evocazione stessa del luogo, no? Per cui uno spettacolo fatto in un posto oppure in un altro acquista tutta un'altra evocazione. Allora qua torniamo al tema della resistenza, nel senso che bisognerebbe sì resistere per esempio alla festivalizzazione,
della società, del mondo dello spettacolo. Guy Debord lo prefigurava molto bene già negli anni 60, la società dello spettacolo. Ora ne viviamo sempre di più progressivamente, non le, però resistere si può. Si deve. Noi per esempio in un piccolo paese dell'Alta Irpinia facciamo questo festival da 4 anni, si chiama Spons Fest. Ecco, non abbiamo ancora messo una transenna. Il palco com'è? Non è festivalizzato. Il palco è un intavolato, diciamo. E quindi questi. Ma cerchiamo di fare degli eventi che sono per la loro natura. Una cosa veramente fastidiosa della festivalizzazione è che si separa molto, si definisce molto il ruolo passivo del pubblico, perché fare spettacolo, fare che siano concerti o chiacchiere, tutto quanto, è una cosa che si può fare insieme, oppure c'è questa grande distanza per cui c'è una forma di... Ci sono la gran parte dei festival di musica, il pubblico non si muove nemmeno perché c'è un grande palco festivalizzato. È una struttura, insomma, poi ci sono i bar, la plastica, tutto quello che... Ci sono gli schermi giganti. Gli schermi giganti e tutto questo. E questo crea già proprio dei ruoli molto definiti tra pubblico, tra evento, molto diversi. Per esempio, gran parte della musica che noi cerchiamo di fare allo Spons Fest è invece musica che dovrebbe accompagnare, non idolatrare. Il pubblico deve ricrearsi, deve sponsarsi, come dice il titolo del festival. Sponsarsi significa inzupparsi, rendersi madidi come il baccalà, come la spugna. Si diceva quando ero piccolo che in questi matrimoni, questi sposalizi che duravano molte ore, si ballava a lungo, alla fine la gente era sponsata come il baccalà, perché tra il cibo, il vino, il ballo, si era proprio, aveva perso il confine, il recinto, la rigidità, era diventata ammollata ed era diventata una massa unica. Ecco, questo è secondo me lo spirito più autentico della festa. La festa, nelle società più primitive, era proprio il punto rituale della dissipazione. Bisogna, che è una cosa a cui non siamo veramente più educati, perché nella società dell'utile in cui viviamo, la dissipazione rituale non è contemplata se non in una forma, secondo me, anche questa spesso festivalizzata e non ritualizzata. E invece è importante, perché il momento, proprio la natura lo contempla, no? Questa rigidità del tempo, interromperla e dare queste fratture, no? Che sono la dissipazione. Si è accumulato tanto e adesso, per rendere fertile di nuovo la terra, distruggiamo tutto quello. C'erano delle società per proibire, che facevano il potlatch, la distruzione rituale dei beni, per ricordarsi di essere noi padroni e non i beni, no? E questo è una cosa importante, diciamo, della festa, della ritualità della festa. Ora, fare un festival o fare un concerto, in qualche modo, dovrebbe attingere a quell'insegnamento, a quella natura antica che è quella che sta dentro la festa. Cioè la rottura rituale del nostro argine e del nostro confine, in modo che la nostra identità più interna rompa l'involucro e si unisca a quella degli altri. Sì, tu parli di... Mi viene in mente, a proposito di sponsare, visto che poi... come dire, i dialetti, no? Le vicinanze etniche spesso sono molto forti, che invece nel Salento si dice sponsare la frisella quando la si mette a mollo, che insomma sostanzialmente il concetto non è poi così tanto differente, ma insomma tu dicevi uscire dai confini. In realtà quello che sta succedendo anche con le grandi manifestazioni legate alla cultura popolare, abbiamo citato la Foca, ma ovviamente potremmo citarne altre e non solo nel sud dell'Italia, e che succede appunto esattamente l'opposto, ma andiamo verso l'omologazione, verso la trasformazione in cartolina, cioè per vendere la cultura, la tradizione popolare, anche quella profonda, perché in fondo anche la notte della Taranta veniva da, insomma, dalla terra del rimorso di Ernesto De Martino. Abbiamo avuto bisogno però di renderla una bella foto a colori, stampabile sulle guide turistiche, vendibile come, oggi, come si dice adesso con un'espressione orrenda, marketing territoriale.
Allora Vinicio, mi chiedo, ma come si sfugge? Tu come pensi di sfuggire, ad esempio, con Calitri, che è una realtà che sta crescendo sempre più? Ecco, lì la resistenza come si sviluppa? Ma questo è un altro discorso complesso, molto complesso, perché hai citato De Martino. Allora, negli anni 50 gente come Ernesto De Martino, oppure come Alan Lomax, oppure come Vittorio De Seta, Roberto Leidi, nel campo musicale, nel campo fotografico, nel campo visivo, andavano a documentare un mondo vivo, un mondo che era vivo, gente come Pasolini già allora era in grado di diagnosticarne la morte molto prossima. Pasolini peraltro diceva una cosa importante, dice: il consumismo cambia la gente da di dentro. 20 anni di fascismo non hanno cambiato la gente da di dentro, gli è solo come scorsa, come l'acqua in superficie, no? È cambiato, ma non sono cambiati dentro. Mentre invece la società consumistica, con tutti i suoi strumenti, cambia la gente da di dentro. A quel punto il cambiamento è come irrimediabile, no? Irreversibile. E quindi diciamo che culturalmente, economicamente, insomma, sono successe tutta una serie di cose, per cui le cose che andavano a documentare, semplicemente a fotografare e al più a indagare con spirito più o meno scientifico, studiosi come De Martino, avvenivano nel corpo vivo di una società e di un popolo, di una realtà popolare che era così. Quelle musiche, quelle canzoni, il rito della possessione studiato da De Martino nella Terra del Rimorso era una cosa vera, tangibile. C'erano persone che si buttavano per terra, che celebravano la possessione in maniera del tutto naturale, perché faceva parte del loro mondo. Ora questo mondo è cambiato e non esiste più in quelle modalità, quindi tutto quello che è espressione di quel mondo, quelle musiche, quelle danze, quelle sono diventate una cosa che è diventata oggetto di studio, oppure materia di recupero, oppure più facilmente sono state soggetto di folclorizzazione. E quindi, e questa è l'evoluzione dei tempi, probabilmente quello che era una volta la musica popolare per quegli anni, adesso per altri versi la troviamo negli stereo ad alto volume dei ragazzini che... Bisogna interrogarsi cos'è la cultura popolare, a cosa serve nel tempo. Quello che è certo è che è molto difficile maneggiare con onestà una cosa che aveva una sua verità e cercare una verità nella nostra contemporaneità è una cosa secondo me abbastanza soggettiva, nel senso che non vale la stessa cosa per tutti. Penso che nella cultura popolare ci sia un po' l'accesso a una cultura millenaria che ci riporta probabilmente non soltanto a una cultura regionale di 50 anni fa, ma probabilmente scavando un po' più in fondo a qualcosa di molto molto più antico e molto più archetipico, cioè qualcosa che sta in origine. E questo è il lato che a me personalmente affascina di più della cultura popolare, di quello che si può leggere a mezzo della cultura popolare. Mentre invece, a mio parere, è molto pericoloso cercare di rielaborarne i linguaggi, perché si corre appunto questo sempre rischio della folclorizzazione, no? Che è un modo di disinnescare la grande potenzialità invece anche eversiva e di resistenza che offre spesso la musica popolare.
qualche anno fa mi sono provato a fare, abbiamo fatto con Andrea Segre un documentario e anche un libricino che si chiama Tefteri e tutta una serie di cose sul rebetico. Il rebetico è una musica, ora si parla tanto di Unione Europea, io penso che l'Unione Europea, l'idea di Europa sia una idea straordinaria per la quale vale la pena di fare una nuova resistenza, perché è messa continuamente in pericolo ed è una grande idea, ma naturalmente a patto che non si fermi alla burocrazia e alle banche. L'Europa non è l'euro, l'Europa è un'unione di culture oltre che di paesi, e quindi mi sembra doveroso che noi conosciamo meglio e più da vicino le culture dei paesi che la compongono. Per esempio la Grecia è un paese straordinario che negli ultimi anni è stato spesso sulla bocca di tutti per via dei problemi economici e del debito e della... Allora mi sono chiesto, in un momento come questo, che cosa significava per i ragazzi giovani, quelli che vanno nei centri sociali, quelli che hanno una coscienza politica, una rabbia dentro, anche per lo stato attuale delle cose, suonare la musica invece di suonare un gruppo punk inglese, suonare delle canzoni di 70-80 anni prima di questa musica straordinaria che è il rebetico. Il rebetico è una musica non tradizionale, una musica urbana che si è sviluppata a seguito di un grande esodo che era quella dei greci dall'Asia Minore dopo il 22, la guerra, insomma la stessa storia di sempre, una guerra, gente cacciata dalle proprie case che se ne va, è l'unica cosa che ha da portarsi addosso, perché quando bisogna scappare in fretta non ci si può portare dietro mobili, al massimo ci si può portare dietro il ricordo di quello che si è stati a mezzo dei canti, della musica, e la musica è una delle cose che può passare le frontiere, perlomeno nel ricordo, nella pratica, e quindi da questo esodo è nato in questa realtà suburbana delle grandi città greche sovraffollate, a quel punto questa musica che aveva di per sé una era apolide e rebet viene da ribelle in turco e aveva qualcosa appunto che resisteva, e infatti è stata una delle poche musiche proprio perseguita, si finiva anche in carcere, perché non era solo una musica, era un modo di vita. Il Manges, l'uomo che praticava il rebetico, che era come unico suo valore e unica sua ricchezza del suo codice etico, il suo codice morale, stabilire che cosa era importante e cosa non era. Ora io ho trovato questa musica fatta nel 2012 da ragazzi giovani, non soltanto un'operazione di nostalgia, ma un'operazione, ecco, come una musica nata da un altro momento di crisi, che la parola crisi significa separazione, divisione, da una divisione, da una separazione, una musica che ancora 80 anni dopo conservava questo senso così di dignità, di fierezza, ecco, di il mondo me lo stabilisco io, nel mondo che cos'è per me che vale qualcosa e cosa non vale. E allora questa musica, il rebetico, mi sembrava una buona forma di resistenza culturale, e la sua esecuzione anche non aveva niente di folcloristico, in un paese che ha folclorizzato moltissimo, perché quello che in gran parte sappiamo della Grecia è il famoso ballo del Sirtaki, no? Che neanche esiste, che è proprio il massimo della cartolina, eppure c'è una musica che ha una verità, in fondo la si sente subito a orecchio, dice, ecco, questa musica ha una verità, ce l'aveva prima e ce l'ha tuttora. Quindi una musica fatta con strumenti acustici, una musica urbana ma di origine comunque popolare, c'è una verità che conserva una sua attualità. È un caso abbastanza anomalo, perché in Italia non abbiamo avuto una musica del genere, che non aveva quel tipo
di storia, però spesso nella, in una ballata, in una cosa, sentiamo qualcosa che viene prima di noi e che vive al di là di noi. Dylan diceva che la musica folk non si può, non morirà mai, perché è più antica di noi e va avanti oltre noi. Ora il problema è cosa fare, no? Cosa significa intanto in un contesto come il nostro questo tipo di musica e quello che ci è legato intorno. L'Italia ha avuto una scena straordinaria negli anni 60-70, il cosiddetto folk revival, dove ci si confrontava con questa materia, che era quello che sopravviveva del canto contadino, del canto di protesta, del canto. Cioè, un grandissimo patrimonio abbiamo di canzoni che sono non conosciute come meriterebbero, perché fanno parte della nostra storia, ed era molto sentito questo dibattito. Anche anni di impegno politico, no? Molto importante, quindi il tema della scoperta, insomma, il tema della riscoperta della musica e della cultura popolare in quegli anni era strettamente legato però a delle istanze politiche che magari oggi non ci sono o sono diverse. Beh, diciamo che c'era l'elemento dell'ideologia, nel confronto con un'ideologia. Giovanna Marini ne parla spesso di questa cosa. Noi avevamo un'ideologia, quindi ci rapportavamo in quello che facevamo con un'ideologia, che è una forma laica, secondo me, di avere una fede, no? Ora siamo come senza, no? questo recinto, questo confine quasi dell'ideologia, che ci lascia anche più forse liberi, ma anche più poveri, forse più nudi. E quindi ognuno fa, insomma, come, un po' come gli viene. Quello che è certo è che spesso si possono trovare cose che hanno un valore che va al di là del mondo in cui sono nate, e trovano il modo di cambiare magari pelle, linguaggio, ma vanno avanti comunque. Perché ho detto tutto questo? Però no, senti, tu parlavi appunto del folk revival, no? Che è stato un momento, no, il tema era quello della pro. Tu mi devi dare un confine, perché sennò io no, ma io perché se invece tu no, mi veniva in mente invece in realtà perché io non darti dei confini, perché vengono poi delle cose molto interessanti. E quella scena a cui tu facevi riferimento, no? Questa scena del folk revival, tu citavi da Marini, che era, diciamo, il versante più ideologizzato. Poi c'era una nuova compagnia, ma mi viene in mente il canzoniere del Lazio, no? Cioè, tante esperienze. In qualche modo, però, la maniera che la musica popolare allora trovò per parlare al pubblico dei festival, cioè spesso a dire il numero di grandi festival, fu anche poi quella di diventare contemporanea, cioè di accettare il fatto che la contemporaneità la sporcasse, la trasformasse, penso all'utilizzo degli strumenti elettrici. Cioè, è una maniera, secondo te, giusta di approcciarsi, o esiste una purezza da preservare nella tradizione? I catari, i puri, mi hanno sempre un po' fatto paura, perché in nome della purezza si fanno le peggiori atrocità. Certo. E quindi, secondo me, l'unica regola che secondo me si può seguire per un patrimonio che appartiene a tutti e a nessuno, come si dice, è una verità. Per ognuno ha una verità, l'importante è una sincerità, ecco, con quel. Dopodiché, insomma, è come l'acqua, no? sono quasi risorse naturali, è importante non abbruttirle, non svilirle, non usare un po' ma poi credo che cambiare strumenti, cambiare lingua, cambiare sia soltanto un modo di... Io ho studiato chimica e l'unica, due cose che mi si ricordo sono due, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, scusate. Paolo Rossi, anche, che era qua ieri, anche lui è perito chimico, e anche lui si ricorda questa come l'altra, che la prima legge dei gas. Solo due cose, la prima cosa passata. Sì, ne abbiamo parlato, ma soprattutto della seconda cosa.
che è la prima legge dei gas a proposito di confine. Certo. Un gas si espande finché ha spazio. È un principio, proprio una legge chimica, una legge naturale. Così come un'altra cosa importante, per esempio mi pare la seconda legge della termodinamica nella fisica, l'entropia, no? Questa tendenza che è nella natura delle cose al disordine. Le cose nascono con un ordine e poi procedono verso un disordine, si complicano, diventano complesse e questo è il processo naturale delle cose. E quindi se ammettiamo questa... fatto che il confine si sposta, diciamo, finché ha spazio, è naturale che la musica si modifichi e si prenda in maniera naturale sconfini. Certo, incontri le cose che ci avvicinano. Però tutto vale sempre secondo un principio, secondo me, più che di purezza, di sincerità e così, e di decoro. Decoro per quella parola. Quinto, a proposito di sincerità nella relazione con la musica, no? Il tuo tornare a Cagliari nei luoghi dell'infanzia, riscoprire, immagino, ha a che fare con qualche forma di resistenza o no? O è solo un fatto sentimentale, o le due cose vanno insieme? Allora, i miei genitori sono cresciuti in un altro mondo, che comprendeva un senso di comunità che ora è impossibile vivere più, ed era un mondo per il quale, così forte, che se anche hanno lasciato i loro paesi d'origine molto giovani, a 18-19 anni, per tutta la vita hanno continuato a parlare quella lingua, a nominare quelle persone, a una geografia che spurriva, insomma, era quasi così, una copia edulcorata di questo senso proprio di comunità, perché le cose, gli storti nomi, le cose, io sono cresciuto con una forma di Itaca legata al racconto, perché non sono cresciuto in Alta Irpinia e non... però la mia famiglia veniva da un mondo così compatto che per tutta la vita hanno continuato a nominare le persone, certe cose, e si è formato, se non un lessico familiare, almeno un lessico una zolla, diciamo così, di una comunità d'origine. Come succede spesso in questi casi, sì, c'è stato qualcosa della mia infanzia diretta, voglio dire, i periodi in cui si andava magari per due settimane a trovare tutta questa comunità, quindi i nonni, le famiglie, e questo naturalmente, visto che accadeva nell'infanzia, ha costituito per me una specie di infanzia del mondo e ha coinciso con un'idea di infanzia del mondo. Che però non ha avuto modo di evolversi e sporcarsi anche nel quotidiano, nella vita. Questo è quello che succede quando in un luogo non vivi veramente, vivi con un'idea di quel luogo che è elaborata nel racconto e nei ricordi in cui quel mondo l'hai un po' compenetrato nell'infanzia, appunto. Perché poi, arrivati a 15 anni, la settimana bianca, si prendono altre strade, e però può succedere che poi da adulti si possa rileggere tutto quel mondo e dire: ma questa cosa da qualche parte c'è, ed elaborarla più in un mondo quasi mitico, no? Riconoscerla, per esempio, in opere di altri. Per esempio, un film di Kusturica che si chiamava Il tempo dei gitani mi ha fatto rivedere in una maniera completamente diversa queste mamme e nonne, che non mi ricordavo,
che erano molto simili, erano, è singolare questo, l'ex Jugoslavia, quando ancora erano i primi viaggi che facevo fine anni 80-90, prima di questa orribile guerra, era veramente come un mondo che riportava a un mondo congelato, le stesse macchine, le automobili, il tipo di... era bellissimo, come avere uno specchio. Infatti era un viaggio. Sì, ma è anche bello che nei film di Kusturica, per esempio, c'era uno dei suoi primi film, ti ricordi Dolly Bell, che c'era questo gruppo che provava pezzi di Adriano Celentano. Non era meglio, c'era con 24.000 bacce, molto bello. Era la loro cultura pop. Sì, esatto. No? E quindi questa... Vabbè, comunque, al di là dello specifico, per tutta una serie di motivi io ho trovato così un luogo mitico in questa... e ne ho scritto, ho iniziato a scrivere questo libro che si chiama Il paese dei coppoloni, e poi successivamente, stando nel tempo con la gente un po' più anziana che praticava questo canto a sonetto, cioè mettersi insieme, bere insieme e cantare ammucchiando le voci, quello che succede anche nella montagna, no? Questo grande patrimonio della canzone quasi senza accompagnamento strumentale, dove la bellezza la fa il fatto di conoscere tutti i versi e cantarli con una vocalità che si armonizza in maniera che a scuola non te la insegnano, insomma. Da questo patrimonio di sonetti, tutto quanto, ho iniziato a scrivere delle canzoni che ho chiamato canzoni della cupa, e tutto questo mondo, insomma, è un po' un mondo elaborato, non so dire bene se per resistenza o per affetto, anche per affetto, ma quelli sono posti dove la gente se la prende sempre male, quindi gli affetti ti sono eternamente grati? No, sono assolutamente ingrati. No, mi sono fatto moltissimi nemici, perché ma intanto c'è la questione dei nomi, no? Se uno mette nelle canzoni dei nomi o degli storti nomi come si trovano lì, io non ne saprei inventare dei migliori, perché per esempio avevo trovato una che si chiamava Maria Salute, cioè, ma dico, c'è un nome migliore per nominare quella che De Andrea ha chiamato Bocca di Rose, no? Cioè, Maria Salute, proprio una che sprigiona salute da tutti i posti. Ma non è che sprigiona, te la dona la salute, no? Cioè, prigionasso la ragione, no? Ti dona la salute, ti fa salute solo a toccarla tu. Bene. Taumaturgica, no? E quindi ho fatto tutto il mio verso, non è così. C'è una canzone che chiama Il Pulminare, dove c'è uno che esce la notte e si trova in una fonte di rovi, si è incontrato col suo demonio. Stava nel trivio di un crocicchio, il volto sanizio, la carne robizza, il vizio arrossava le gote, era Maria Salute. La quale esiste nella realtà. Che è sempre stata uccellara e spagna in giro lo sguardo di Bragia, lo getta come un richiamo e perciò la chiamano la Cucuvacia. La Cucuvacia è bello perché Cucufasa è, come si chiama ancora adesso in greco, la civetta, quindi è proprio l'origine greca della parola civetta, e in tutto il sud Italia si chiama così, sì, sì, con diverse declinazioni. Quindi la civetta, perché la civetta? Infatti quando si dice uno fa la civetta è perché guarda, e dallo sguardo nasce la seduzione. Bene, io ero convinto di aver fatto una strofa così ben riuscita, quando mio cugino, con cui non parlo da moltissimi anni, aveva sposato una che mio nonno non voleva che la sposava, perché diceva che la nonna era mal chiacchierata, era chiacchierata. Si parlava bene. Ma se ne parlava, e quindi questo già bastava. Era un problema. Allora, io come potevo sapere che questo mio cugino si era sposata la nipote di Maria Salute? Questa Maria Salute si chiamava Maria Salute. E io ho detto, ma scusa, un nome proprio, cioè come Maria Maddalena, cosa? No, perché in questo paese se tu dici Maria Salute si intende proprio quella lì, perché era una che faceva
faceva delle cose, faceva... ma non proprio quelle cose, faceva delle altre, faceva toglieva il malocchio, faceva, stava più nel, insomma, comunque, attività. Faceva attività per cui era molto conosciuta, e quindi niente, è stato un caso familiare molto serio, ho dovuto con, perché l'avevo già registrata la canzone, quindi... registrare non capito. No, siamo riusciti a fare, ho sostituito, era la sua salute, è proprio, ma io sono veramente pentito, anche perché naturalmente questo non ha risolto il contrasto, non mi parla più ugualmente, quindi era meglio... Cioè la diplomazia di Calitri si è mossa per superare l'impasse. Ma si è mossa la minaccia, e quindi, no, per dire che sono sempre cose in cui bisogna sempre andare cauti. Uno pensa, ma del resto il motto è pensa bene, riesce a male, no, pensa male, riesce bene, scusa, è il contrario, e quindi è difficile fare le canzoni della cupa, il paese dei coppoloni, senza che qualcuno naturalmente si senta infatti. Ma quei posti, quando tu sei tornato, erano, al di là appunto della mitizzazione, no? Erano un po' come te l'immaginario, no? Come erano nell'immaginazione? No, perché il luogo dell'immaginazione esiste nell'immaginazione. Lo dice proprio il... l'avete provato tutti, insomma, soprattutto quando uno... Ma per quello che è importante il racconto, perché si salva la geografia, i luoghi non come sono veramente, ma come ce li ricordiamo o come ce li abbiamo inventiamo. È per questo che ci sono luoghi dei libri, per esempio, o personaggi dei libri che portiamo in noi conoscendoli molto più di persone che abbiamo conosciuto nella realtà. E questa è la grande forza dell'immaginazione e del racconto. Dunque, infatti, il paese dei coppoloni in realtà non può essere Calitri, è il paese dei coppoloni. Ed è il paese che non è esattamente sulla carta geografica, ma perché dei coppoloni? Perché una cosa che mi piace molto della cultura paesana è il fatto che mi ricorda proprio Omero, no? Quando c'è il catalogo delle navi, si distinguono i popoli dalla nomina, no? Che hanno quelli che hanno gli alti scrinieri, quelli alti che sono... E così, sempre a causa di sfottimento però, tutti quanti hanno i cosiddetti storti nomi, no? E quindi uno li conosce non per come sono nominati alla nave, ma per il nominio, insomma, il nome che... E così anche i paesi, e i paesi quindi non si chiamano, non so, Calitri oppure Andretta, ma i Carnacchiari andrettesi, i Calitrani, Male Cristiani, Mena Pietra a due mani, perché ne hanno diverse di nomine, ma tutte di questo genere, no? Mena pietre a due mani, non con una mano sola. Per sottolineare. Ah, ecco la terza, cuori di cani. Ecco. Per dire, ma questo è uno solo dei paesi, quindi con lo sfottò reciproco, infatti mio nonno, l'ultima volta che l'ho visto, sì, è vero, era malato, ma io ho detto no, ti trovo bene. Mi trovi bene, mi ha detto lui, si dovesse sentire così chi mi vuole male. Insomma, il nonno ha scoperto subito che volevi fare il diplomatico, in realtà, a proposito di diplomazia di Calitri, ti ha beccato immediatamente. Senti Vinicio, visto che nominare le canzoni della cupa e visto che stiamo parlando di confini, di attraversamenti e di viaggi, se non sbaglio il disco, ma magari mi sbaglio,
l'ultima canzone del disco si chiama Il treno, vero? C'è un disco, una canzone che si chiama, mi sembra che sia proprio l'ultima. Ecco, quel treno che tu racconti nella canzone, che era un treno che, se non ricordo male, univa questi posti in montagna con il mare, con la costa, ma magari ricordo male, non ne sono così sicuro. Cioè, in qualche maniera è un simbolo dell'attraversamento, del superamento dei confini. Per te che cos'era quel treno? Quello, semplicemente quello che fa, a cui fa riferimento la canzone, è proprio il treno della storia. C'è un momento in cui la storia, come arriva nel piccolo paese, almeno come arrivava a mezzo proprio del treno, no? La guerra arriva in paese come? Col treno che porta gli Stati, sì, sì. I ragazzi militari. Ecco, ci sono diverse canzoni bellissime su, della prima guerra, su questo treno che la catastrofe, la catastrofe, la storia, ecco, quella con la S maiuscola che cancella e divora le piccole storie individuali, arriva spesso, è arrivata così, a mezzo del treno. Dicevi terre dell'interno, ecco, c'era un grande meridionalista che si chiamava Giustino Fortunato, diceva che per certi luoghi la geografia si determina la storia. E quindi la condizione geografica, essere in un luogo interno, essere in un luogo quindi di isolamento, di l'accessibilità a quel luogo, determina anche la storia di quel luogo. E io penso che l'Italia non si divida tanto in nord e sud, ma in terre dell'interno, paesi dell'interno, per l'ossatura appenninica che corre da nord a sud, e che tutto sommato ha subito più o meno una storia molto simile da nord a sud, le terre dell'interno, le cosiddette terre dell'osso. Perché la polpa è sulle coste e nelle città, quindi la vicenda delle terre dell'interno è abbastanza simile, anche se si ascoltano bene di regione in regione i dialetti, no? L'ossatura dei dialetti, si scopre che quelli dell'interno hanno hanno delle assonanze che perdurano, anche cambiando, diciamo così, le geografie. Quindi questo treno nel paese di mio padre, magari c'è anche un modo di dire che, diciamo così, che ti sei sognato il treno, per quando uno si mette in testa un'idea che era meglio che non si mettesse in testa. E quindi la realtà è che questo tipo di treno, di questi treni dell'interno, sono in gran parte stati soppressi oppure sospesi, oppure comunque, insomma, non sono in uso, e quindi sono stati sottratti all'uso e diventati sacri. Perché la definizione del sacro cos'è? Qualcosa di sottratto all'uso. Nel momento in cui non la usiamo più, una cosa diventa sacra, e allora per accedere al sacro ci vuole una ritualità, ci vuole il racconto, ci vuole tutta una serie di cose. E allora quelle linee, quei binari del sacrificio sono diventati quasi sacri, come gli altari patri, come le cose che ci ricordano intanto il grande sforzo di realizzarli, no? Questa idea di fare arrivare un treno dove magari non c'era neanche una strada per arrivare con i mezzi, che è stata una grande idea, no? Di quando la giovane nazione italiana si è messa insieme, quindi si è costruita proprio con le nervature delle ferrovie. E quindi il treno, bisognerebbe ricordarsi che è proprio nel corpo di una nazione, proprio come le vene, fa parte del corpo della nazione, quindi è senz'altro quello che si potrebbe dire un bene sociale, quindi è qualcosa che di cui ci dobbiamo anche prendere cura, o almeno conservarne la memoria. Però insomma sono tutte cose non a alta velocità, e quindi sono finite fuori dalla storia. Questa è decisamente. Dicevi, sono finite fuori dalla storia, vero. Poi succede però, se non sbaglio, che proprio in occasione dell'ultima edizione dello Sports Fest
questo treno sia stato, non so se per una corsa, due corse, che sia stato riattivato, no? È una cosa che magari ha solo un valore simbolico, magari no. Allora mi chiedo e ti chiedo, ma ovviamente è stato riattivato perché tu fai lo Sports Fest lì. No, non lo so, te lo chiedo, non lo so. Beh, ma insomma, allora, sempre un po' anche il discorso prima, una relazione anche con il turismo, cioè con l'idea di attrarre persone, cioè il fatto che un festival possa anche servire per cambiare una comunità, per aprirla, per farla conoscere. Ah, e non è una cosa... Ma noi stiamo sconfinando. Perché... Lo dice il titolo. Possiamo parlarne, ma sempre in relazione al tema principale, che è l'identità e il confine. Allora, siccome qui siamo in una città bilingue, ecco, io ci sono nato in Germania, ma non ho fatto in tempo a imparare neanche le parolacce. E quindi, però c'è una parola che in italiano non riesco a trovare il corrispettivo, che mi piace molto, questa Heimat, e anche il suo quasi contrappeso, Vaterland, la terra dei padri, la patria, che è maschile, patria, non ci abbiamo la matria, no? Anche se la terra è madre, no? Allora il concetto di Heimat, che forse in tedesco è femminile, femminile in tedesco? Sì, ecco, infatti è femminile, dà proprio più questo senso quasi molto più lieve, più qualcosa in cui ci si sente più accuditi, più amiotico quasi, no? Heimat. Una volta ho chiesto a una mia amica musicista tedesca cos'era per lei l'Heimat, lei mi ha detto il suono del pianoforte, ho trovato una risposta bellissima, perché appunto non è qualcosa di legato al sangue, alla terra dei padri, alla patria, qualcosa in cui uno si sente si sente a casa. Quindi uno si sente a casa, suona il pianoforte, sentire il suono del pianoforte, ecco, questa è la mia casa, la mia Heimat, no? Allora un festival in un territorio come quello, che territorio è l'Altirpinia ora come ora? È un territorio che ha subito appunto una sorte simile ad altri, con una sciagura in più, non il terremoto dell'80, ma il dopo terremoto, quindi la ricostruzione. È un paesaggio che l'immigrazione, quindi lo spopolamento, ha reso vuoto di uomini, anche se purtroppo non l'ha reso spesso vuoto dell'opera degli uomini, perché è stato costruito molto e malissimo, in maniera completamente inutile, quindi c'è una forma proprio... Però la terra senza chi la abita, chi la lavora, ecco, che diventa una specie di campo abbandonato in cui si possono ammucchiare, in cui la contemporaneità destina questo tipo di luoghi al saccheggio energetico, quindi perforazioni, scavi, gasdotti, allodotti, cose che devono passare, discariche di munizioni, queste sono un po' le cose che arrivano della contemporaneità, però in gran parte il paesaggio, questo vuoto, io penso che possa essere una grande risorsa se non lo si riempie di immondizia o di bruttura, e quindi una risorsa è come un polmone, qualcosa che può fare anche da Heimat, in cui ognuno ritrova un senso di casa, no? E quindi fare una... Noi abbiamo fatto sì questo festival, dico noi perché non è affatto una cosa che faccio da solo, è nato come esperienza di comunità per portare... Intanto per fare una cosa, una festa, ecco. Ma anche per darci occasione, no? È itinerante, quindi si va in luoghi... È un po' per questa sensazione della, appunto, familiarità con qualcosa che tu magari non sei nato e cresciuto lì, ma che riconosci. Riconoscere è una cosa, un momento che i greci, gli antichi greci, ci avevano proprio
una parolina che la designava, cioè Piero Boitani ha scritto un bellissimo libro che si chiama Riconoscere è un Dio, cioè c'è un qualcosa di divino nel momento del riconoscimento. Boitani parla di grandi riconoscimenti della tragedia, della classica, non so, Ettore che riconosce Oreste, che riconosce Elettra, Ulisse che riconosce Penelope, insomma il momento in cui conosciamo una seconda volta qualcosa che già ci appartiene, che magari non abbiamo vissuto non abbiamo veramente già vissuto, ma abbiamo la sensazione di riconoscere, ecco, c'è qualcosa di divino in questo. E allora anche riguardo ai luoghi, secondo me questo procedimento della Heimat, almeno questo concetto, è secondo me legato molto a riconoscere qualcosa in cui ci sentiamo, con cui ci sentiamo familiari. Io penso che Itaca, se c'è un Itaca, noi abbiamo perduto la possibilità di tornare a Itaca, ma la possiamo trovare soltanto frammentata, perché viviamo in un mondo frammentato e quindi la riconosciamo a piccoli pezzi, per un riflesso, per un odore, per una musica, per un gesto, per un tipo di luce che c'è in un luogo. Noi abbiamo questa sensazione di sentirci come a casa, no? E tutto quello che si è cercato di fare era mettere una condizione di riconoscimenti, ecco, anche a mezzo di una cosa come collettiva, come può essere un festival, ma questo vale per un festival, ma vale tanto più per una canzone. Fornire uno, così, dare una rifrazione di luce a qualcosa in cui uno può riconoscere un senso di familiarità e di identità nel senso femminile. Comunque se questo porta, già porta, immagino, porta, immagino che il festival continui, no? L'esperienza dello Spons Fest. Ma è molto avventurosa, cioè ogni anno, cioè, adesso non è detto che non lo sappiamo. L'importante però è che abbia generato così un'idea di... E in questa idea che ha generato, secondo te, c'è anche il fatto che grazie a un'iniziativa del genere, a proposito di Frontiera, possano emergere, prima parlavi delle... citavamo le campagne di Ernesto De Martino, Carpitella Lady, in un mondo che ovviamente adesso non c'è più. Ma è ancora possibile far emergere delle cose che invece ci sono, che sono di Frontiera, non so, la banda della posta, cioè delle piccole cose assolutamente marginali? No, ma allora, tutto questo di cui stiamo parlando, allora, c'è una definizione molto bella del passato prossimo. Cos'è il passato? Noi abbiamo questa forma verbale, questo tempo, diciamo, no? Allora, il passato prossimo. Il passato prossimo è un passato che ancora produce effetti nel presente. Questa è proprio la definizione grammaticale della forma del passato prossimo. Quello di cui stiamo parlando è passato prossimo, cioè un passato che produce ancora effetti nel presente. E dunque non è ancora passato remoto, assolutamente, è un passato che ha perso proprio una continuità. Tutto questo non è esattamente siamo ancora a una distanza di tempo per cui le cose ci parlano e soprattutto abbiamo persone che parlano quella lingua e tutto quanto. Fra 20 anni, 30 anni, ecco, probabilmente che sarà passato già più remoto. Quindi io non, al di là che poi bisogna intendersi su a cosa serve il passato, che rapporto avere col passato, non è detto che sia nemmeno così necessario avere questa, il passato può essere un
fardello di cui liberarsi, come negli anni 60 ci si liberava dei mobili di legno per prendere quelli di formica, no? Perché sembravano più moderni. E quindi può essere qualcosa che si butta per far spazio, oppure qualcosa che sicuro qualcosa che ci preclude il futuro. E quindi ognuno ha da intendersi cosa significa avere a cosa serve il passato. Detto questo, il passato prossimo è qualcosa appunto di cui sentiamo ancora l'eco. Io ho cercato di sentirne l'eco, ma non a fine di nostalgia, ma semplicemente per una lettura del, non una lettura, per avere un presente più ricco, ecco. Certo. Questo ha permesso a tanta gente di conoscere appunto le musiche, un po' come il redetico, no? Cioè, una delle funzioni dell'artista è anche questa, insomma, al di là del motivo per cui tu hai subito la fascinazione del redetico, ma il fatto che attraverso il Licio Capossera il pubblico si è avvicinato a un suono, a un patrimonio che altrimenti sarebbe stato precluso completamente. Cioè, la funzione dell'artista è anche un po' questa. Non so quale sia la funzione dell'artista in genere, ma credo che sia, io personalmente, a mezzo sulla fiducia, ecco, è molto importante avere un rapporto di fiducia. Sulla fiducia, per esempio, un artista che, soprattutto da più giovane, mi piaceva moltissimo, Tom Waits, no? A mezzo di Tom Waits magari metteva, ma non perché faceva un tango, però mi ricordo c'era una sua canzone che diceva Tango till the sword, nominava il tango, ho detto, ma allora forse interessante, non è soltanto quello. Io mi chiamo Vinicio perché mio padre aveva i dischi di un fisarmonicista che si chiama Vinicio Fisarmonica e Ritmi. E c'erano tutti questi, quindi la fisarmonicista c'erano dischi degli anni 60, però c'era il tango dei Barbudos, dei tanghi con dei titoli improbabili, tutti molto, un po' come il tango finlandese, che è una cosa bellissima, perché è molto raro, è quella che chiameremo war music adesso. Ma il tango fatto, una volta il tango si faceva un, due, tre, cioè, sconfinava quasi con la marcia del tango, no? Il tempo, così, non era quel tango voluttuoso, no? Come il tango argentino, adesso fanno tutti i corsi, anche di moda, ma è proprio una scena, no, proprio, si ballava in maniera marziale. E però grazie a questa canzone di mezzo, no, allora c'è anche un altro tango, e allora uno va a scoprire Piazzolla e si apre tutto un mondo. Peraltro questo fisarmonicista si chiamava Vinicio, almeno così era scritto sul disco. Mio padre l'ha regalato una volta a mia madre questo disco di Vinicio Fisarmonica e gli ha scritto come dedica tuo per sempre il disco. E l'ha conquistata evidentemente. E però molti anni dopo, il frutto della loro unione, che sono stato io, devo dire che mio padre ha fatto veramente un atto sovversivo, perché io naturalmente mi sarei dovuto chiamare come mio nonno, il famoso nonno che diceva appunto che quella non te l'hai pigliata. Ecco, però mio nonno certo non si chiamava Vinicio, non si chiamava affatto Vinicio, si chiamava piuttosto Vincenzo. E quindi mio padre forse dice vabbè, inizio come la vita, in qualche modo, sembrava la dinastia dei Vicini. Perché anche mio padre si chiama Vito e quindi inizia con la D. Allora, ma mio nonno non c'è cascato, ho detto no, Vinicio, ho detto che cazzo di nome, non c'è neanche sul calendario di Cristo. Quindi non vale poco, insomma. Nel senso che non c'è l'onomastico. Infatti se faccio mai una biografia mia la chiamo così, senza onomastico. Perché non c'è neanche il santo a cui perché effettivamente Vinicio, San Vinicio non c'è. Io da piccolo volevo farlo, ho detto diventerò santo per dare anche. C'è stato veramente un periodo dopo che avevo fatto Ovunque Proteggi, che c'era questa canzone L'uomo vivo, molto, insomma, una canzone proprio. Una volta
c'era tutta una banda di paesi che l'aveva suonata, che mi hanno istato e mi hanno urlato santo subito. Il primo passo inizia così. Però è finita anche, dopo non c'è stata la, la canonizzazione. No? E comunque, insomma, per dire che non c'era, ma la cosa più divertente è stata che molti anni dopo ho ricevuto una mail da parte del figlio di questo, che aveva letto da qualche parte che avevo appunto preso il nome per via di quei dischi, e mi ha scritto per dire: mio padre sarebbe stato molto onorato, le farà piacere apprendere che comunque mi dice un nome d'arte, si chiamava Andrea. La delusione totale, crolla un po' così. No, bello invece, perché è proprio un... bello, no? C'era già la sceneggiata, insomma. La... infatti ve lo chiedo, se vi dice ma di nome vero? E poi chissà perché spesso all'inizio soprattutto pensavano tutti che ero brasiliano, ma non per qualcosa di brasiliano, era proprio perché, beh, detto, del resto il Vinicius più importante è Vinicius de Moraes, grande poeta, che ha, c'è un bellissimo disco insieme a Indrigo, mi sembra, dove dice: la vita, amico, è l'arte dell'incontro. Io sono molto onorato di portare il nome di Vinicius de Moraes. La vita è l'arte dell'incontro. Uno dei dischi più belli. Questa sarebbe proprio, la suggerisco al Festival delle Resistenze, Confini Identità, la vita è l'arte dell'incontro. Che tu magari non sai che l'arte dell'incontro è anche il nome di un concerto che di recente ha fatto Paolo Fresu con Ornella Vanoni, dedicato proprio al disco che stiamo nominando, il disco di Vinicius. Infatti è una frase bellissima, però come tutte le arti va... Perché la vita è l'arte dell'incontro, non è soltanto un incontro? Perché lei cosa fa? Te ne sei accorto adesso? Sei immortalato. La studio stasera prima di proprio... è stato molto bello, grazie davvero. E... dicevamo appunto l'arte dell'incontro, c'è un libro bellissimo di Goliarda Sapienza che si chiama L'arte della gioia, no? Che è un bel titolo, perché? Perché vuol dire questa arte che la gioia non è una cosa, seppure sembra una cosa così naturale che si trova in ogni momento, no, la gioia bisogna lavorarci sopra per arrivare alla gioia, non, è un sentimento che può coglierci in qualche momento, ma l'arte della gioia è proprio dedicarsi a un'arte, esattamente come alla musica, come alla cosa, farne un'arte, quindi un'arte, un artigianato, insomma ci vuole applicazione, ci vuole costanza, bisogna studiarla, scoprirsi e fare, è per questo che l'arte, ecco, abbiamo provato spazio, l'arte dell'incontro, no? Perché ogni incontro ci vuole appunto una certa arte per poterlo, perché si determini, per poterlo realizzare, no? Tra l'altro forse poteva essere un buon titolo, perché io le mie note sono un antitolo alle paure contemporanee, non l'ho detto, non so, forse è stato preso da la fonte è falsa, perché bastassero le mie note a fare l'antidoto alle paure contemporanee sarebbe già qualcosa, sarebbe qualcosa, ma il problema è che le paure, allora, prima mi è stato chiesto, come a tutti, no, resistere a cosa? Io penso che soprattutto in questo momento storico probabilmente la cosa a cui bisogna veramente resistere è la paura, perché c'è una tale costruzione sistematica
massificata, capillare della paura a ogni livello, la paura di diventare poveri, la paura di diventare senza lavoro, la paura di morire, la paura del forestiero, la paura dell'attentato, la paura del terrore globale. È veramente un mondo costruito, appunto, si potrebbe dire l'arte della paura, perché c'è un grandissimo, ma non è mai un'arte la paura, perché la paura è qualcosa invece su cui bisogna agire non con arte, e però magari anche crearla d'arte. Io credo che la paura sia veramente la cosa a cui dobbiamo opporre fieramente resistenza, perché dalla paura discende la debolezza, l'ignoranza, un sacco di cose veramente. E forse per questo che c'è questa grande pressione sulla paura, no? Perché senz'altro è molto più facile irregimentare gente impaurita. Quindi è proprio, forse appunto, bisogna sostituire l'arte dell'incontro con l'arte del coraggio come opposizione alla paura. È proprio un'arte che dobbiamo praticare ogni giorno, perché ne abbiamo continuamente lo stimolo e noi dobbiamo opporre una forza contraria per lo stimolo continuo che ci viene alla paura. E d'altronde però l'incontro, imparare a incontrare, è un antidoto alla paura. Certamente l'incontro, appunto, soprattutto in questo senso, è una. Ma naturalmente, perché la paura ci coglie più, cioè proprio si favorisce molto di più di noi nel senso dell'isolamento. Certo. Ma allo stesso tempo è proprio sulla paura collettiva, sul cementarci con la paura, che si può agire in maniera estremamente pericolosa. Io a questo punto, Vinicio, se sei d'accordo, chiederei se qualcuno delle persone che ci hanno così benevolmente ascoltato sino ad adesso voglia di dire delle cose su quello che abbiamo detto, di fare una domanda a Vinicio. O anche a Pier Francesco, potete domandare anche a lui. Adesso inizia il dibattito. Segue il dibattito, come diceva Mario Moretti. Grazie intanto che si può fare qualche intervento, condividere, insomma, partecipare. Due cose vorrei accennare a quello che è stato detto, insomma. Primo, l'intervento del. Non sono tanto d'accordo su una cosa che hai detto tu, intervistatore, insomma, cioè, sul fatto che negli anni 60-70 c'era le motivazioni perché ci sia stata una rivolta politica, una ribellione, diciamo. Secondo me oggi siamo in un periodo così critico che ci dobbiamo chiedere tutti quanti: ma perché non ci ribelliamo? Perché non facciamo una rivoluzione pacifica intanto che aspettiamo che, prima che aspettiamo che ci corra di tutto addosso, perché io ho brutti presentimenti, e non solo io, credo, no? Quindi bisognerebbe essere tenuto realisti e prendere coraggio, appunto. E secondo me, collegandomi a quello che tu, Vinicio, hai detto al finale, insomma, al termine poc'anzi, la paura, no? Secondo me che io nel mio piccolo ho seguito, nel mio piccolo, la mia esperienza personale di essere umano, ho seguito un percorso, una ricerca che è anche spirituale, posso dire con certezza, almeno ci provo, che un antidoto alla paura, l'opposto della paura, è l'amore. E praticare l'amore a un certo punto libera da qualunque paura e fa diventare naturali, ribelli, perché abbiamo bisogno di libertà, amore, rispetto reciproco, condivisione e, come dicevamo prima, compartecipazione, condivisione. Capire che quando si incontra il prossimo non si incontra un prossimo passeggero di sfuggita, quando si incontra il prossimo che è un essere umano,
un animale, una pianta, ci si può ben soffermare, perché questo significa vivere. E beh, intanto questo, grazie. L'antidoto alla paura e l'amore, questo è veramente una cosa molto precisa e ben detta. Devo dire, a difesa del... che non ha detto che ora non è il caso, che la rivoluzione, cioè che erano allora i tempi, si è detto che negli anni 60-70 c'è stato, riguardo alla canzone popolare, un rapporto che passava anche a mezzo, attraverso all'ideologia, no? Cioè, c'era un movimento ideologico, quindi tutte, e abbiamo detto anche che ora ne siamo molto più sprovvisti e sguarniti, quindi, ma questo non cambia l'urgenza della, e la necessità della resistenza, della ribellione, non era appannaggio soltanto di quell'epoca, anzi è un'epoca che forse ne ha ancora più bisogno. Altre domande? Sicuramente ce ne sono. Queste non sono domande, questo è un spunto. Bisognerebbe, ecco, che qualcun altro rispondesse a... Esatto, che si crei il famoso dibattito, appunto. Siamo qui pronti ad ascoltare sia gli interventi che eventuali domande a Vinicio. Ecco. Oh. Ma è vero, a proposito della scoperta delle frontiere, no? Che è stato fondante della tua passione per la frontiera, per i grandi orizzonti, Ken Parker. Qualcuno conosce Ken Parker? Immagino che molti conoscano Ken Parker. Beh, non così tanti, perché Ken Parker è stato uno dei... Milazzo, se non sbaglio. Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi, è un fumetto. Allora si chiamavano fumetto, non graphic novel, però con la dignità della graphic novel, perché erano una magnifica serie, l'unica a cui sono stato contemporaneo, perché il primo numero mi sembra che era uscito nel 76, sì. Quindi ero proprio ragazzino e certamente sì, la frontiera in quel senso diventa non un limite ma una possibilità, no? E quindi tutta questa idea della frontiera, della musica anche di frontiera, quel fumetto, anche se era un fumetto, era veramente un bellissimo invito alla frontiera, e uno dei veramente bellissimo. Hanno fatto l'ultimo numero l'anno scorso, dove non esiste più. Che parte non esiste da un pezzo, però ogni tanto pubblicavano una storia e hanno fatto l'ultima storia, quella in cui fanno morire Parker, io non glielo posso perdonare, insomma è un fumetto, lascialo vivere per sempre, cioè Diabolico è mai morto, Tex è mai morto, Ken Parker era il più umano degli eroi dei fumetti, infatti hanno deciso di farlo, di dargli anche la morte, è stato toccante, e quelli che l'hanno ucciso avevano le sembianze di questo aso più dolce, il trapasso di alcuni dei personaggi del Mucchio Selvaggio, il film di Peckinpah, bellissimo. No, io volevo solo dire che quello che mi fa più paura è la rassegnazione, che mi sembra di respirare in questo momento storico. La resistenza è sempre troppo poca. Questo.
rassegnazione o indifferenza, perché è anche diverso. Matteo Salvatore, che è stato questo grande cantore dei... Grazie per l'applauso. Matteo Salvatore sarebbe stato molto sorpreso di essere applaudito a Bolzano, ma essendo che ha scritto soltanto canzoni nel dialetto del suo paese, che era Percena, vicino Foggia. C'è una forte comunità di Apricena di Foggia. E quindi, no, diceva questa cosa, dice: io non faccio canzoni di ribellione, perché quella gente di cui parlo non si ribella, non può ribellarsi, perché quel tipo di contadino che cantava lui, padrone mio ti voglio arricchire, come un cane voglio faticare, non se lo sogna neanche, perché ha bisogno del pane, di mantenere i figli. Quindi le mie non sono canzoni di ribellione, sono canzoni di rassegnazione, diceva lui, che era veramente quello, il modo in cui questa gente viveva, però una rassegnazione che a mio parere urlava un senso di ribellione, però sì, però era rassegnata a qualcosa di come un destino, un fatalismo, ecco, sono, cioè, è così che deve andare, no? Ed era anche un modo di accettare, di rendersi accettabile le cose. Però nel nostro caso io penso che siamo un po', non siamo esattamente come quel tipo di contadino che il padrone mio ti voglia arricchire, quindi c'è più responsabilità personale, e quindi forse l'indifferenza è più pericolosa, che forse anche comporta una dose di rassegnazione. Però la rassegnazione, ci si rassegna secondo me a qualcosa di molto più forte di noi, qualcosa a cui non si può, ma quando ci si rassegna, cioè non si agisce pur non avendo una forza così forte sopra, allora forse più indifferenza. Sì, è vero, è vero. Diamolo come un applauso anche a Matteo Salvatore. Sì. Allora, grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie, abbiate cura di voi, resistiamo. E ci aggiungiamo anche noi al ringraziamento a Vincenzo Costella di essere stato qui, che avete aiutato a riflettere su questi temi. Grazie veramente, grazie a Vincenzo Pacola che l'avete aiutato. Grazie a Monica Diari che come sempre riassume, questa è una facilitazione visuale, ecco, ci aiuta sempre, noi facciamo tanti sport, organizziamo il festival, poi ti dico l'unica cosa bella sono i suoi disegni, no? Quindi dopo li valorizziamo, li potete consultare qui. Io vi do appuntamento a domani, 25 aprile, canzoni costano troppo. 25 aprile lo festeggiamo assieme tutto il giorno qui in piazza. Appuntamenti ricchi, ci saranno le commemorazioni, pranziamo assieme, una serie di tavole rotonde nel pomeriggio e chiudiamo domani sera alle 21 con Gad Lerner, parlare di memoria e confini. Proseguiamo un po' questa riflessione, siete quindi tutti invitati a domani, buon festival e buon 25 aprile a tutti.